Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del mistero e andiamo avanti a parlare di UFO. In questo episodio approfondiremo l'argomento, scopriremo quali sono le razze aliene identificate finora e parleremo di alcuni casi importanti come il caso Amicizia e il caso Caponi. Avremo come ospite speciale Filiberto, che ci riporterà la sua testimonianza. Cosa si nasconde nell'Area 51? Cos'è l'elemento 115? Andiamolo a scoprire in questa nuova puntata di X Dimension. Gli extraterrestri sono già tra noi, qui sulla Terra? Non possiamo dirlo con certezza assoluta, ma secondo le testimonianze di diverse persone che nel corso degli anni raccontarono la propria esperienza, sembrerebbe proprio di sì. Sul nostro pianeta sarebbero presenti non una, ma almeno una decina di razze aliene. Questi extraterrestri devono essere molto riservati, se non li vediamo è perché molto probabilmente vivono all'interno di segretissime basi collocate nelle profondità oceaniche, all'interno di alcune montagne o sottoterra. Secondo la teoria della Terra cava, all'interno del nostro pianeta ospiterebbe ancora oggi civiltà molto evolute, ma avremo modo di parlarne più avanti nelle prossime puntate. E di basi sotterranee disponevano anche i cosiddetti V-56 del caso Amicizia. I contatti con questi alieni umanoidi avvennero nel 1956, da qui il nome, fino al 1978, e vide coinvolte più di 300 persone in tutta Italia che facevano capo a Bruno Sammaciccia, un contattista, ovvero una sorta di sensitivo con la capacità di entrare in contatto con esseri di altri mondi. Il primo approccio, infatti, avvenne tramite la scrittura automatica. In seguito anche grazie a delle radio modificate, un po' come avviene nella metafonia, o anche di persona. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, 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 e sopportate le vostre debolezze. Reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capire. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sidir. I Weiros, questo era il vero nome dei V-56, erano simili a noi umani, solo più alti o più bassi in certi casi. Lasciarono ai terrestri messaggi di pace e amicizia, ma quando il gruppo di Sammaciccia iniziò a disgregarsi, decisero di andarsene. Nel 1978, infatti, diversi giornali parlarono di avvistamenti UFO sull'Adriatico e nel centro Italia. Erano forse i Weiros che lasciavano la Terra? Ma la vera domanda è un'altra. Ritorneranno? Forse non se ne sono mai andati, forse sono ancora tra noi in incognito, in attesa che l'uomo diventi un po' più maturo e spirituale, pronto al contatto. Andiamo ora a vedere quali alieni vivrebbero tra noi su questo pianeta. Tra le varie razze extraterrestri, le più importanti sarebbero quelle dei rettiliani, dei grigi e dei nordici. I rettiliani, secondo una tanto famosa quanto discussa teoria del complotto, si troverebbero addirittura al vertice del cosiddetto governo ombra, sotto mentite spoglie ovviamente. Infatti, i rettiliani sarebbero in grado di mutare forma o comunque celare il loro vero aspetto per travestirsi domani e passare così inosservati, un po' come nella serie Visitors, ma a volte questo travestimento sembra fare cilecca. Nell'era del digitale è lecito dubitare dell'autenticità di certi video, tuttavia sarebbero davvero molti i testimoni che avrebbero avuto a che fare con questi esseri al vertice della piramide. Molte di queste testimonianze sono state raccolte negli anni dal giornalista investigativo David Icke, autore di numerosi libri sull'argomento. La natura dei grigi è più ambigua. Forse provenienti da Zeta Reticuli, un sistema stellare binario localizzato a circa 40 anni luce dalla Terra, sarebbero i responsabili di numerose abductions, ovvero del rapimento di persone in giro per il mondo. Secondo alcuni studiosi, essi non sarebbero nemmeno organismi viventi, ma androidi. Ne esisterebbero di bassi, ma anche di alti, e da quel che si sa non sarebbero molto amichevoli. I nordici invece, detti anche errani, sono gli extraterrestri con cui sono entrati in contatto alcuni contattisti importanti come Billy Meyer, George Adamski ed Eugenio Siragusa.
Essi sono di natura pacifica e sarebbero interessati a salvaguardare il nostro pianeta, anche dagli esseri umani. Nel corso dei vari contatti avvenuti con questi esseri, i contattisti appena citati poterono anche scattare delle fotografie molto significative. Pensate che una di queste, scattata da Billy Mayer, venne anche usata dai realizzatori di X-Files. Ricordate il poster che Mulder aveva nel suo studio? E per questioni di copyright, i produttori della serie ebbero anche alcuni problemi legali, per cui alla fine dovettero modificarlo un pochettino. Anche il contattista Giorgio Bongiovanni ricevette alcuni messaggi dai nordici, in particolare da un extraterrestre di nome Astra Sheeran. Messaggi come questo: nel prossimo futuro sulla Terra si scatenerà una guerra atomica e la nostra confederazione interverrà con forza e potenza militare per porre termine al conflitto, annientando le armi nucleari delle fazioni in lotta e portando in salvo un certo numero di esseri terrestri, uomini, donne e bambini. E poi infine: la pace al di sopra di tutte le frontiere, a te, fratello, il nostro amore, la nostra stima e il nostro rispetto. Con amore universale, Astra Sheeran. Questo messaggio venne consegnato a Giorgio Bongiovanni il 1 febbraio 2013 a Palermo. A prescindere dall'autenticità dei fatti esposti, il messaggio è sicuramente positivo. Questo conta più di ogni altra cosa. Positivo e attuale, vista la smania di potere di alcuni uomini ancora oggi. Nel 1933 un disco volante era precipitato in Lombardia e la polizia segreta fascista, l'OVRA, per ordine di Mussolini, aveva recuperato il tutto, aveva messo a tacere i testimoni, avevano trovato una spiegazione di comodo dicendo che era un meteorite che era caduto. William Brophy, che è il figlio di un pilota americano, ci ha incontrato, ha detto: mio padre ha fatto parte del gruppo di militari che hanno poi requisito la documentazione fascista in Italia, perché non sono arrivati soltanto gli altri in Germania, i russi in Germania, sono arrivati gli americani in Italia. E lui diceva: guardate che nei carteggi non solo si parlava di disco volante, ma si parlava di due alieni umanoidi alti, biondi, quelli che in ufologia si chiamano i nordici, che c'era la descrizione di questi esseri, e lui era convinto che Hitler, leggendo di questi nordici, fosse inventato la teoria della razza ariana, ma in realtà erano alieni che viaggiavano con delle cose indubbiamente inconcepibili per l'epoca. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo sono proprio quelli con gli extraterrestri. Un caso celebre è quello di Filiberto Caponi, che nel 1993 si ritrovò faccia a faccia con un umanoide in provincia di Ascoli Piceno. Cercò di comunicare con lui, lo fotografò in più occasioni e ancora oggi se ne parla. Era il 9 maggio del 93, io ero un 23enne ragazzotto di campagna, centro Italia, pretale da Quadro del Tronto, le zone tristemente note per il terremoto del 2016. Più mi avvicino, più vedo in quest'angolo quello che sembrava essere una sorta di sacchetto. Era scuro sopra e bianco nella parte inferiore, nella parte sotto. Però dico, prima di toccare il sacchetto con le mani, forse è bene dare un colpetto con il piede. Così feci, diedi un colpettino con il piede per vedere un attimino di capire il contenuto di questo sacchetto. Ebbene, questo sacchetto in realtà non era un sacchetto, perché poi quello che era un verso modulato è diventato un urlo terrificante. Questo sacchetto si è, passatemi il termine, animato, nel senso che è saltato in aria come se sotto ci fosse un petardo, diciamo così. È saltato su, ha fatto un paio di metri di altezza, credo, ha assunto una forma umanoide, diciamo così, perché si iniziavano a distinguere braccine corte, queste gambe avvolte da quello che sembravano essere degli stracci bianchi delle bende. È ricaduto a terra in maniera goffa, ha iniziato a muoversi in maniera quasi scoordinata. Io non capivo che cavolo era, tant'è che mi sono appiccicato al muro e ho infilato le mani addirittura nei sassi che erano dietro alle mie spalle, dove mi era attaccato, e ho visto questa creatura allontanarsi fino a quando ha scavalcato un muro in maniera strana, nel senso che non mi pare abbia utilizzato queste braccine che sembravano che non gli servissero a granché, ha utilizzato le sole gambe. È una cosa incredibile. Ha scavalcato questo muro e si è perso nella natura. Io sono scappato nel mio garage, ho chiuso la serranda, mi sono chiuso in macchina letteralmente, ho chiuso proprio le sicure, ho alzato la radio al massimo volume e ho cercato di prendere un attimino fiato, perché ero a corto d'ossigeno, perché il cuore batteva all'impazzata e come non mai nella mia vita. Una sera avevo questa polaroid sul comodino, sento per l'ennesima volta questo verso fuori casa, mi alzo, apro la porta, carico la macchinetta, la polaroid,
mi arriva praticamente a pochi metri, decido di fare il primo scatto. Quando faccio il primo scatto dall'uscio di casa, praticamente che dove mi ero affacciato, la creatura si blocca, si gira lentamente su se stessa, inizia ad andare nella parte opposta da dove veniva in maniera un po' più veloce. Una storia così ti cambia la vita, no? Giusto? Assolutamente. Chi volesse approfondire trova la sua intervista all'interno del sito del CROP, all'indirizzo in sovrimpressione. Interessante anche il caso di Bob Lazar, ex dipendente dell'Area 51, che avrebbe lavorato a operazioni di retroingegneria aliena su alcuni dischi volanti recuperati negli anni dal governo statunitense e nel 1989 decise di rilasciare notizie scottanti sull'argomento UFO. Lazar disse di aver visto dei veicoli capaci di sfruttare l'antigravità, 9 astronavi aliene, tutte nascoste negli hangar dell'Area 51. Questi veicoli, sempre secondo Lazar, avrebbero sfruttato le proprietà dell'elemento 115, scoperto soltanto nel 2003. Tempo fa è uscito un articolo del New Scientist dove si diceva che un team russo, che peraltro ha operato in America, era riuscito a far volare per 22 volte un disco volante terrestre con lo scopo di farlo andare nello spazio utilizzando una tecnica particolare, che spiegarla diventa difficile, ma detta in soldoni era il disco volante attirava lo spazio a sé. Questo è curioso, perché è la stessa cosa che dice Bob Lazar, e che diceva che il disco volante non è che tirava lo spazio a sé, quello che la fantascienza di Star Trek dice, creare un tunnel spazio-temporale, un wormhole. Bob Lazar diceva che i dischi volanti utilizzavano l'elemento 115. I russi che hanno recuperato i carteggi nazifascisti hanno scoperto l'elemento 115, infatti si chiama Moscovio, se uno va a vedere nella tavola periodica il Moscovio, perché è stato scoperto dai russi a Mosca. Quello dell'Area 51 è un mistero intrigante. Tempo fa ho conosciuto una persona che vantava di aver lavorato in questa base segreta in Nevada, negli Stati Uniti. Mi raccontò che la struttura è prevalentemente sotterranea, divisa in più livelli, lui disse 7, ma probabilmente oggi sono anche di più. Lui lavorò per poco tempo al quarto e mi disse che nei laboratori di quel livello stavano studiando arti bionici, pelle antiproiettile e altre tecnologie d'avanguardia da utilizzare in ambito militare. Mi disse anche che i livelli inferiori erano accessibili solo a un numero ristretto di persone e che probabilmente, più in profondità, si trovavano veramente dei laboratori adibiti allo studio dei veicoli alieni e dei loro occupanti. In internet si trovano numerosi video di UFO e di autopsie aliene. Alcuni sono sicuramente dei falsi, messi in giro proprio per nascondere la verità, ma altri potrebbero anche essere autentici. Un video è sicuramente autentico, perché l'abbiamo ripreso io e un mio amico diversi anni fa. Ore 21:38. Senza telescopio, zoom normale. Non c'è più, è sparito. Il video integrale lo trovate tra quelli presenti nel canale YouTube del CROP. Potete vedere l'indirizzo qui in sovrimpressione. La ricerca continua. Tra i libri utili ad approfondire gli argomenti trattati nel corso di questa puntata ci sono Razze aliene di Pablo Aio, Uno Editori, contenente descrizioni e illustrazioni di 36 razze aliene diverse, nonché informazioni inerenti alla tecnologia extraterrestre e alcune foto incredibili. Homosaurus di Sebastiano Di Gennaro, edizioni cartografica, ci informa invece riguardo agli alieni cosiddetti rettiliani. Il libro è ricco di foto e illustrazioni interessanti. Riguardo al caso Amicizia non si può tralasciare Contattismi di massa di Stefano Breccia, Nexus Edizioni, in cui sono descritti i fatti che videro come protagonisti Bruno Sammaciccia, i V56 e i molti testimoni che entrarono in contatto con loro negli anni 60 e 70. Anche Alberto Perico è un personaggio interessante di quegli anni. Dal 1954 incominciò a interessarsi al fenomeno UFO. A lui si deve il libro Sono extraterrestri, edizioni Alber. E di lui parla Ivan Ceci nel suo libro, intitolato proprio Alberto Perico, il console che svelò il mistero dei dischi volanti. Tutti autori edizioni. Una monografia utile a comprendere questo personaggio e l'ufologia di quel periodo. I dischi volanti sono atterrati e invece il libro più importante del contattista George Adamski, scritto con Desmond Leslie, edizioni mediterranee. Contiene anche interessanti foto e illustrazioni. Il caso Caponi, un caso unico al mondo, Fast Editore, racconta invece l'incontro ravvicinato del terzo tipo di cui fu protagonista Filiberto Caponi.
Per finire, vi consigliamo Incontri ravvicinati non autorizzati di Marco Pezzuti, edizioni Il Punto d'Incontro, che contiene una montagna di informazioni, foto e illustrazioni su molti argomenti di natura ufologica. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma per il momento ci fermiamo qui.